All'inizio non sapevo neanche perché lo stessi facendo, è stata tutta una cosa veloce, subito dopo la generale mi sono lanciata in questo progetto e adesso col senno di poi mi rendo conto che forse per me era un monito a non voglio più rivivere delle cose del genere o più che altro non voglio vivere la mia passione in quel modo, perché soprattutto fino al mio incidente era diventata un'ossessione, era solo, cioè parlavo solo di sci, ma neanche più un modo sano, era, mi mangiava questa passione. E poi dall'altro lato mi sono messa io in gioco, ma è più per far vedere a tutti cosa significa anche essere atleta, e non solo io, è una cosa generale, il fatto che veniamo sempre giudicati in base alla nostra prestazione. E quello è il nostro essere atleti, ma dietro siamo tutte persone e non significa sempre che quando si è felici si vince e quando si è tristi non si vince. Sapevo che stavo soffrendo, sapevo che non era semplice, sapevo che stavo combattendo contro qualcosa, però anche il titolo di lavoro che inizia appunto Looking for Sunshine non doveva essere il titolo finale, è rimasto quello perché alla fine stavo sempre cercando quel sunshine, solo che Sunshine era il mio soprannome da bambina. E stavo cercando me, però probabilmente stavo cercando nel modo sbagliato, stavo cercando altrove, stavo cercando negli altri, al posto di rendermi conto che alla fine avevo tutto dentro di me, avevo una famiglia che mi amava, stavo bene e stavo facendo quello che amavo e quindi potevo essere felice di quello e l'ho trovato dopo quello. Nicolò, il regista, non mi ha seguito tutto l'anno, non è che ogni giorno non era un reality show. Inizialmente, come detto, dopo che ho vinto la generale, ci sono state le tre televisioni che sono venute da me che volevano fare un documentario per arrivare fino al mondiale in Svizzera, che chiaramente sarebbe stato un viaggio emozionante, però non mi sentivo assolutamente a mio agio all'idea di avere un giornalista che mi seguiva, perché sarebbe stato aprire la mia sfera più intima. E abbiamo trovato il compromesso un po' con Nicolò, più che altro ho detto se c'è qualcuno che lo può fare, di cui mi fido abbastanza, è Nicolò, abbastanza per poterlo fare. E in effetti è chiaro, per me non è facile guardarlo e non voglio guardarlo perché comunque tanta intimità e dare qualcosa di me che magari col senno di poi direi non l'avrei neanche voluto fare, cioè i momenti che è così. Però Nicolò ha avuto la sensibilità, appunto, anche venendo dal cinema, non venendo solo dallo sport, non essendo un giornalista, di cercare l'essere umano, e penso che quello che si vede è sì, quello che ho vissuto, che ho sopportato, che mi sono anche inflitta da sola in 2 anni. 2 settimane fa, quando ci riflettevo, ho pure chiesto a Nicolò se fosse possibile bloccare la distribuzione, perché non lo volevo vedere, perché dicevo cavoli arriva, ma è tanto intimo, è tanto di me e non voglio farlo vedere, ma forse sì, e quindi ero combattuta su quello. I social, come detto, è stata un'evoluzione perché mi sono resa conto che appunto non la voglio neanche vivere come lì, che cercavo, adesso sono felice con quello che ho, e questo non significa che domani non avrò ancora più fame di sciare più veloce, però non vivo solo per quello e sono contenta di avere una famiglia, di avere un marito accanto, di avere una passione che mi spinge a migliorarmi, e i social diventava qualcosa che non ci trovava più un posto, semplicemente, che dicevo voglio vivere la mia vita secondo le mie regole, e a volte anche quello ci si porta al giudizio degli altri, che si dice sempre non mi importa, ma alla fine qualcosina ti arriva, e la soluzione per sentirmi bene adesso era quello, non volevo più far parte del mondo social. È stato perfetto, bello, conosco bene la Lara e tutti i passaggi e come la vivo quando la vedo. È stato molto emozionante vedere anche la capacità dell'atleta di riuscire a ritrovarsi e soprattutto a migliorare ancora le sue prestazioni dopo anche un infortunio così importante e grave. E quando lei per esempio salta sulla sbarra e poi cade, leggi dentro il suo essere, anche il fatto di lasciarlo filmare e trasmettere è notevole, dentro il suo essere questo senso rispetto alla vittoria, che poi lei ha detto più volte nel film è cambiato con l'infortunio. Dunque è una bella storia di una donna.